Oggi è 27 maggio e siamo in diretta. Mi fanno fare tardi perché ci abbiamo ospiti. Sta andando a fuoco, eh? Sta andando a fuoco qualche cosa qui fuori. E abbiamo anche ospiti indesiderati. Massimiliano Ionta alle nostre spalle. Saluto tutti. Allora, nel frattempo la Simone? Sacco di gente oggi a studio, eh? Ciao Isabella, non Buonasera, sta buonasera. più come prima, pieno di gente qua. Vedi, è tornato il casino all'Ostia Found. Ti stai a pettinare, sei in ritardo? Pettina su ritardo perché stavamo lavorando. Iannella ha sbagliato tutti gli sviluppi delle foto. Ottimo. Abbiamo iniziato così. Quindi ho appena visto una serie di sviluppi. Colpa dei capelli miei, secondo me. Allora, ciao Massimo, com'è andata? È andata molto Come bene l'intervento di Edoardo De Giorgio, carinissimo, pungente come stato sempre. molto apprezzato, devo Molto dire. apprezzato. E Domani, oggi? dopodomani abbiamo detto Beatrice, fatti vedere, Ciao tesoro! Come stai? Vai a sviluppare. Ma non ci vediamo dal vivo ormai. Sì, ci vediamo presto. Va bene, Dai, buon dai. talk. Buongiorno. Allora, dopodomani abbiamo Beatrice Zamponi, appunto, che abbiamo detto, una Giornalista. giornalista bravissima con una lista di fotografi intervistati per Vogue o per altri magazine, pazzesca. Partire da Lindbergh, Mario Testino, Matt Marcus, Thierry Richardson, chi più ne ha, Araki. e Arachi. Araki. Grande, non voglio È uscire. l'impronunciabile Solve qualcosa. E E oggi oggi abbiamo invece, Maria. Maria mercoledì dedicato Insegna. ai giovani talenti, come Giovani sempre. talenti. Giovani talenti, ma questi si offendono, bisogna farli tutti, che sennò è un casino. Fino a dove sei giovane talento? Tu sei un giovane No, talento? io ormai No. non sono stato né giovane né Giovane talento. talento è un casino, quanto arriva? Fino a 30? Chi lo sa? Beh, Beh, diciamo sì, sui 30, 30, 32 al massimo, via, ma mi ha fatto la 35 giovani mossa, per 35 giovani. sotto i 35, ti ricordi? Ah già, vero. Allora, E niente. dici qualcosa prima di abbandonarci, su. C'è qualcosa prima di abbandonarci. Come vedi, io sto sempre, Sei ormai sempre a sono sviluppare. di sé. Cioè, praticamente da 2 mesi e mezzo a sta parte, sono stati pochissimi giorni che non ho stampato, ho approfittato di questo periodo, ho tirato fuori un lavoro che stava fermo lì da anni, un lavoro che ho iniziato 20 anni fa, ancora continuo, sono state delle pause, devo dire che è più bello di quello che mi ricordavo. Quindi, Perché uno quando rivede i lavori vecchi capisce che prima era bravo e ora non più. è ora una pippa, sì. No? Io sto facendo un bel lavoro invece di iconografico per le nuove cose che voglio Sei pronto fare. per un altro Mi sono messo progetto? a riguardare tutte le foto di musei, tutte le foto veramente dei capolavori incredibili ci stanno. Molto bene. Ci sei, Maria? Ci sei? Ci sei, Sì. Maria? Un po' meno visto, eh? Anche Dario Coletti, Ciao Isabella Giuliano Federici, Dario. Maria la vedo. Fra l'altro c'ha un occhio, se no parliamo a Valentina, facciamo una sostituzione. Ma che ci sono giovani di talento Eccola qua. online. Metti, dacci, vabbè, allora ti saluto, Simone. Oggi sono Ok, sconfortato. Ciao, ci vediamo venerdì. siamo Ciao, ciao. venerdì. Eccoci qua. Secondo Young Talent, facendo due paragoni che sicuramente offendono ambedue, l'altra volta abbiamo fatto Chiara che è la nostra Terry Richardson, oggi facciamo invece Maria che è la nostra Nan Goldin. Se mi dà un ciao, dammi un ciao, che ho capito che bisogna. Maria, 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 io non riesco. Trasmetti in diretta con Maria.
Si vede che non c'è più quella cappa. Ecco. Ci sono? Ma non so se gli occhiali pazzeschi. No, sono occhiali ok, dai, non troppo Stai grandi. così? Che ora facciamo tutto a mano libera tutto il tempo? No, ce l'ho, sto su un tavolo. E poi già lo ha, che già c'è un mal di testa. Eccomi. Allora? Tutto fermo. Ma ti sei fatto i capelli lisci? Che hai fatto? Hai cambiato tutto? Che hai fatto? Sei un'altra? No, perché dovevo vedere a che punto è arrivata la frangetta con la quarantena. E dato che è lunghissima, non ci vedo più, stanno qua. Però no, non lisci sempre. Allora, ti ho definito la non-golden de Noante. Sì, ho sentito Chiara. Mi è stato detto a volte, Sì. non so quanto mi ci riconosco, però capisco perché c'è questo paragone. Non sono troppo fan degli occhi neri del documentario di Nan Golding, però di altre foto sì, sicuramente. Allora, facciamo un po' di bio, dai. Ok. Allora, bio, innanzitutto, dato che parliamo di fotografia, diciamo che non ho mai studiato fotografia, forse si vede dalle foto, nel senso, tecnicamente sicuramente non mi ritengo una brava fotografa o una fotografa esperta. Io ho studiato fuori dall'Italia, prima in Francia, dove ho fatto storia dell'arte, e poi ho fatto una scuola di belle arti in Inghilterra. E poi, insomma, nella Quindi scuola c'era. non usavi la fotografia. Sì, usavo la fotografia, però diciamo che era una scuola molto basata più sull'idea di, non so, creazione teorica più che sulla tecnica fotografica. E in realtà ho imparato molto di più quando ho iniziato a lavorare. Appena finita questa scuola, infatti, sono andata a New York e ho lavorato come assistente di Richard Kern, che mi ha Devi preso alla raccontarle fantascienza. bene, non è veloce questa cosa, quindi racconta le tue esperienze. Lo so che sei un po' Ok. timida, ma dai, ti devi abituare all'intervista. Parlo poco. S ho Quindi finito la scuola. sviluppa la parte così, perché la gente non sa mai se andare nelle scuole, che andarci a fare. La No, domanda secondo me non fissa di quanti è. che ragazzi dicono: ma dove vado? Vado via da Roma, dove vado? Sei andata via a un certo punto, no? Sei partita Sì. da Roma. Dal palazzetto in Abruzzo, No, no, da Roma. da Roma, e Sì, decidi di io sono andare. andata a studiare storia dell'arte alla Sorbona. Io ho fatto quello Hai detto all'inizio mo perché mi vado alla interessa. Sorbona, così. No, ho detto voglio fare storia dell'arte E perché dove era la si quello fa che se volevo non alla fare. Sorbona? Di Qual è il solito posto dove potrei farla veramente uno va bene? all'Accademia a Via Ripetta quando vuole stare studio dell'arte, no? Certo, ci provo. Tra l'altro, non sapendo nulla di francese, quindi ho Ah, beh. fatto un mese di francese prima. E l'idea della Sorbona è più, cioè, è del tipo che puoi entrare, ti diamo un tot, se non fai tutti gli esami con un voto che diciamo noi, addio, cioè sei bocciato. E E non è che. appena ti è appena connesso Massimo Scognamiglio, senza il quale Ah, tu che non mi ha offerto la saresti qua. fama. Certo. È vero che ci ha fatto conoscere lui, fuori dal contemporary cluster, no? Eh sì. No, no, già prima mi ti aveva forse indicato, io ho visto le tue foto e ho detto che non mi piacevano per niente, se non ricordo Ah, male. è vero che dicevi che facevo un po' di tutto. Sì, Non so qual era vabbè. la critica. Allora, dai, quindi Sorbona. Sorbona, storia dell'arte, poi finita la triennale ho capito che mi interessava più fare arte piuttosto che studiare l'arte, però non volevo un'accademia propriamente tecnica. Quindi ho trovato questa scuola in Inghilterra dove invece si entrava con un portfolio, con un progetto e mi hanno preso, ho fatto questa scuola per 2 anni Quindi dove comunque quanto sei stata a facevo Parigi? Quanto sei stata. a Parigi 4 anni, poi finita l'Inghilterra ci sono anche ritornata Sei e in andata Inghilterra 2 anni. piccolissima. A 19-20 anni. Capito che si fa a 19 a muovere le chiappe, si va a Parigi. Da Parigi si va a Londra, si studia altri. 2 anni e finita la scuola ho detto ok, Che adesso mi che manca? si fa?
E ho detto ok, provo, secondo me è una cosa importantissima fare da assistenti, cioè per quello che mi riguarda. È stato importante per me, è un consiglio che darei perché è la cosa che ovviamente dipende sempre da chi fai da assistente, però è importante il contatto col lavoro reale, cioè faccio la fotografa, sembra che arrivi con la macchinetta, no, per capire com'è il lavoro, dopo aver fatto varie scuole, secondo me è importante iniziare a fare da assistenti. E io ho fatto questa lista di persone, di fotografi o fotografi che mi piacevano molto, perché è giusto insomma provarci e buttarsi. Avevo fatto, ho scritto un'email molto semplice allegando il mio portfolio dicendo che mi piacerebbe insomma fare da assistente, bla bla bla, una breve presentazione. E il primo della lista era Richard Kern, che mi ha risposto. Ciao Maria, le tue foto sono molto belle, ma probabilmente questo già lo sai. E non stai a New York, cioè potresti lavorare per me, ma non stai a New York, quindi Che vuoi? ciao. E io ho detto: no, io ci vengo a New York se tu mi dici sì. E quindi lui ha detto: ok, ovviamente vieni per conoscerci, non ti garantisco niente. Possiamo fare una prova, se questa prova va bene, rimani. E ho detto: certo. Quindi io sono andata a New York. L'ho incontrato al caffè. Racconta, racconta gli episodi, racconta l'incontro. Sto dicendo, sono andata a New York, lui mi dà appuntamento in questo caffè, io ero super agitata perché per me lui era un po', insomma, da quando ero piccola, soprattutto per quanto riguarda i filmati in bianco e nero che faceva in Super 8, forse anche più delle foto, dalle serie di Vice e tutto, era un po' un mito, quindi ero abbastanza agitata, è arrivato, abbiamo bevuto un caffè vicino a casa sua, dove è anche il suo studio, e ha detto ok, se vuoi proviamo, iniziamo. Mi ricordo il primo giorno che non, cioè, totalmente impacciata, totalmente. Ma lui aveva altri assistenti, immagino. No, lui ha un assist, o ha persone che collaborano con lui. Soprattutto per video, per cose più specifiche, però di solito ha un assistente che lo accompagna su tutti i set, che lo aiuta a fare, insomma, più che altro assistenti per il shooting, diciamo, e quotidianamente. Vabbè, però mi sembra che usi soprattutto luce naturale, quindi diciamo tecnicamente non è difficilissimo. Usa luce naturale più magari un flash, quindi non è che tecnicamente serviva, cioè non è che si serve così tanto di luci. Era più che altro secondo me anche un po' strategica, perché lui fotografa ragazze giovanissime e ovviamente un conto è andare nella stanza di una ragazza appena maggiorenne e fotografarla in lingerie cioè da un uomo di 63 anni, è un conto andarci con un'altra ragazza, quindi è anche per far sentire più sicure, più a proprio agio l'altra persona, oppure una cosa di correttezza, secondo me. E quella è stata, insomma, fondamentale per me, come dicevo, per imparare un po' anche come trattare con le modelle, come comportarsi con le persone con cui si lavora, e, oltre che insomma tecnica minima per quanto riguarda insomma luci, post-produzione sempre minima e tutto. Ma penso soprattutto il rapporto col soggetto, no? Assolutamente sì, soprattutto quando si fotografa una persona nuda o seminuda. Io mi ricordo questo episodio che è una cosa che mi ha segnato abbastanza. C'era questa ragazza, lui voleva, le chiede: posso spostarti i capelli? E lei le dice sì, però lui per spostare i capelli prende una penna, cioè non la tocca neanche, dopo che gli ha chiesto così, anche se ti devo toccare un capello, te lo sposto però con una penna. È giusto, anche perché vabbè, è una maniera per tutelare il soggetto, ma anche il fotografo, perché soprattutto per un fotografo maschio è facile, insomma, essere. Stai per iniziare a parlare del Me Too? No, Stai per dicevo iniziare a che parlare del Me Too?
prendendo la posizione dei fotografi maschi ultra sessantenni? No, io sicuramente ci sono, cioè sicuramente sono più dalla parte delle donne, ovviamente, però questo caso particolare sicuramente è stato dalla sua, poi infatti non perché è mai lui è stato incastrato in qualcosa? No, al momento no. Poi ovviamente per quello che riguarda me, per come ho visto, cioè il modo in cui si è comportato con me o tutte le persone che ha fotografato, per me è stato sempre super, super corretto, quindi... E quindi quanto tempo ti fai da lui? Nella... Devo restare 3 mesi, poi questa cosa ovviamente è stata abbastanza è illegale perché io non è che posso, cioè non ho un passaporto americano, quindi non è che si può lavorare in America, quindi stavo là 3 mesi e tornavo e alla fine ci sono stata per più tempo, ci siamo trovati molto bene insieme. Però appunto tornando a Parigi ogni tanto e poi ritornando da lui. Quindi alla fine sarà stato un anno e mezzo quasi. E, poi dopo un po', appunto come dicevo, è importante fare l'assistente. All'inizio però neanche è giusto diventare l'assistente di, cioè farsi un'identità come fotografa o come fotografo o farsi conoscere come l'assistente di... Però in America, per esempio, il discorso dell'assistentato... È un lavoro, cioè mentre da noi è considerato un passaggio verso la professione, io ho conosciuto tantissimi assistenti, lo facevano per lavoro, avevano il loro cachet, addirittura una volta ho avuto un cliente che cambiava il fotografo, ma teneva sempre lo stesso assistente. Cioè l'assistente è proprio considerato una figura professionale, giustamente, per cui c'è gente, io ci parlavo con questo, dicevo ma tu non vuoi fare il foto? Dice, guarda, io faccio le foto per me, ma in realtà io... Mi prendo $1,000 ogni volta sì, che lavoro. Sì. Lavoro 15 volte al mese. Certo, ma penso può essere una professione, quello... giusto? Assolutamente, però secondo me dovresti avere... Dipende appunto da quello che si vuole fare. Poi devi essere anche, secondo me, molto bravo tecnicamente per fare l'assistente e basta, che non è assolutamente il mio punto forte. Non lo dire così tanto, già la gente... Vabbè, ma non è che me ne vergogno, cioè c'ho altre cose per cui sono molto brava, per questo sicuramente no. E non, quindi... non è che potrei, sono anche cose che si possono imparare volendo, però se bisogna fare una, secondo me, una scelta delle cose che sono fondamentali o meno per quello che è il proprio lavoro, per quello che è la propria fotografia. Secondo me. Vai avanti, vai avanti, poi ne parliamo. Quindi, non volevo... che è partita a 19 anni, ma già sei arrivata a 26, no? Più o meno 26. No, 25, più o meno 26. Hai già fatto il direttino Parigi-Londra-New York. E poi, sì, mi stavo divertendo abbastanza in America. Non volevo rimanere, però, come dicevo, l'assistente di Kern, anche perché comunque avere 25 anni e fare l'assistente di Kern, comunque cioè il 95% delle persone pensano, ah ok, è l'amante di Kern che se la porta in giro e che fine. E le foto che farà saranno simili alle foto di Kern. Cioè era diventato un po' spiacevole quel ruolo in cui... Cioè il cliché che si era creato intorno al lavoro che facevo e quindi niente, sono andata, ho cercato un'alternativa e ho trovato un'opportunità a Los Angeles però dove ho fatto un programma di Artist in Residence a SMOA si chiamava questa organizzazione, era un museo dove ci sono stata anche lì 3 mesi. E poi ho organizzato, avevo contatti con gallerie, con dei curatori. Mi hai detto che lì hanno cominciato a chiamarti, no? Un po'. Sì, però è sempre insomma con, tra l'altro si è appena connesso un amico dello Sanchez. E, c'era qualcuno che mi chiamava, però era sempre più difficile perché nel frattempo Trump viene eletto negli Stati Uniti.
E quindi se quello che facevo prima era abbastanza difficile, adesso diventava ancora più difficile, nel senso che non solo non si può lavorare non essendo americano, ma non puoi neanche trovare, cioè non puoi neanche cercare lavoro stando sul suolo americano. E quindi ho fatto questa piccola mostra che è andata No, molto racconta la male. tua prima mostra a Los Angeles. Qui tutti vorrebbero fare le mostre a Los Angeles. Ha fatto la mostra in una piccolissima galleria che si occupa principalmente di arte di latini, cicani di Los Angeles, e avevano visto però il mio lavoro a SMOA, questo museo dove ero in residenza, e mi avevano proposto di fare questa mostra verso l'est di Los Angeles, e io in maniera molto naif pensavo tipo adesso faccio la mostra, ci saranno tipo champagne, miliardi di offerte, di E tutti, sono sarà sulla tipo, copertina di Times and Newsweek la prossima sì, settimana. saranno tutte le foto, saranno vendute, no. Poi ovviamente con l'esperienza ho imparato a accettare, anche a capire quali sono, come dire, le gratificazioni rispetto al livello in cui ci si trova in quel momento. Quindi adesso io l'avrei dovuta vivere come una gratificazione, però per me è stata una tragedia, nel senso che alla fine questa mostra siamo venuti tipo, cioè l'unico pezzo che è stato venduto era tipo la mamma di un mio amico, dove il mio amico ha detto ti prego, cioè comprati una foto di Maria perché, cioè, nessuno si è comprato niente, ma Ti anche devi perché buttare giù, questa è c'erano. una cosa pubblica, cioè già hai detto che non sei capace tecnicamente, Vabbè, ma te poi è l'ha andata comprato solo bene. l'amica. Vabbè, ma perché Siamo tutti gente iniziano così? sincera, siamo gente Ma tu, sincera. cioè, io sono contentissima e penso di avere dimostrato che cioè, le cose sono andate avanti, insomma, cioè, sono passati degli anni, ho fatto delle mostre qua a Roma che mi hanno reso molto felice, molti lavori che mi hanno reso molto felice, però io almeno non conosco nessuno che fa una prima mostra e tipo, ci saranno, tipo sold Dipende out chi li completo. sponsorizza. Questo è l'argomento sul talento e sul talento e sul non talento che abbiamo Invece, no, fatto io la. volevo dire questa cosa perché non so se magari ci sono delle persone più giovani di me. E io penso che una persona quando inizia, è giusto che ci siano super aspettative, però è giusto anche sapere che all'inizio è molto difficile, che su 100 volte che chiederai una cosa, 80 volte ti sarà detto no, 80 volte ti sarà detto non mi piace quello che fai, però questo non vuol dire che fai schifo, non vuol dire che non ce la farai attraverso altri canali, non ce la farai attraverso altre persone, perché facciamo una cosa che è molto soggettiva, che tanti, cioè che dipende da mille fattori. Quindi non è così, non è un percorso così lineare, cioè io studio, faccio fotografia, sono bravo, sono brava, alla prima mostra ho successo, no. E è lo Io stesso, credo non che, so. fra l'altro, io ho sempre pensato che è fondamentale far vedere il proprio lavoro a tutti, anche a Esatto, quelli che sì. odi, anche a quelli che non ci capiscono niente, perché comunque tutti, a un certo punto, tu cominci a vedere le reazioni comunque alle tue immagini, Sì, quando quelle reazioni, esatto. quelle buone e anche quelle cattive, sono comuni, qualcosa te lo devono dire, a meno che non sei proprio così autosufficiente, dici non me ne importa niente. È No, un sottilissimo perché equilibrio tra l'umiltà e la presunzione. Bisogna certo. presumere, perché se non lo presumi tu, non lo presume nessuno. Quindi presume. Però poi, contemporaneamente, devi avere anche la capacità di ascoltare quello che la direzione che la gente sta. No, Non io è. dico, insomma, dicevo queste cose della prima mostra che non è andata bene, dicevo così perché, Cioè, cioè, sei non proprio penso rimasta sia. male. No, c'ero rimasta proprio, cioè, pianti, cioè, ero rimasta malissimo, però se adesso ne parlo e se comunque ho continuato a fare quello che faccio, cioè, non c'è mai stato il dubbio, vuol dire che ci credo un po', insomma, e che Al qualcun tuo primo libro, se altro. ancora non Cioè, l'hai fatto, devi ringraziare la mamma di quello. Sì, infatti no, ringrazierei Kern che mi ha preso non
cioè, sapendo che era il mio praticamente primo lavoro, basandosi solo su un portfolio, e che è sempre stato gentile, che tuttora è un amico. No, ringraziare tante persone. Te no, hai detto che ti No, a facevano me no, schifo. Ma hai detto che ti facevano no, schifo non le è mie lo scherzo. foto. Senti un po', vieni a... e poi torni a Roma. No, più che altro mi hanno rispedito a Roma dall'immigrazione, cioè l'ultima volta che dovevo tornare a Los Angeles, tornavo, là anche facevo da Hai pure la mostra con i assistente. messicani, che pretendi? Cioè, veramente te la cerchi? Sì, ho fatto questo, poi sono uscita appunto per andare in Messico e dovevo tornare a Los Angeles e mi bloccano alla Cioè, tu vai in frontiera. Messico, tipo, dai, a Tijuana a fa serata, dove sei andato? No, sono fatto un giro da Città del Messico, Oaxaca, fino a Yucatan. E dovevo riprendere l'aereo e ero con il mio ex ragazzo. E dicono: lui americano passa, lei no. Ok? Tu avevi casa a Los Angeles, con tutte le cose tue, insomma. No, poi insomma. Sono riuscita a rientrare dopo però 5 ore nell'ufficio dell'immigrazione, dove sei seduto su una sedia e ti chiedono qualsiasi cosa possibile e Immigrazione in immaginabile. Messico o americana? No, è a Los Angeles, cioè quando ero già atterrata a Los Angeles. E ti chiedono di tutto, ti apro, io avevo un quaderno dove prendevo degli appunti, così mi hanno aperto qualsiasi cosa, cioè dalle mail ai quaderni, a zaini, e sono riuscita a riprendere le mie cose a Los Angeles, a casa mia, però praticamente qualsiasi cosa facevo sarebbe stata problematica. E Ma perché ti niente, erano sono. scaduti 3 mesi o perché... È perché comunque quella foto, per esempio, l'avevo venduta, perché quando facevo da assistente venivo pagata. E Vabbè, questo avevano e scoperto tutto? Vabbè, non più che andiamo altro che se poi ti no. fa... poi non puoi più entrare in America. Saltiamo questa parte. Diciamo sei Sì. stata costretta a tornare, ecco. Sì, contro voglia mi hanno costretto a tornare. Però in realtà io ho pensato, vabbè, torno, dove fuggo, che faccio? Così invece è stato meglio di quello che pensavo, nel senso che arrivata in Italia ho conosciuto un curatore a cui piaceva molto il mio lavoro, e quindi come prima cosa che ho fatto qui è stata la vetrina di Independent Mazze, e ho lavorato con Stefania Miscetti. La carissima e grande Stefania Che Miscetti, siamo rimane, per tre. me, per esempio, quello rimane uno dei successi più, insomma, la cosa che mi ha dato più soddisfazione, perché per me è una delle, forse in Italia, una delle gallerie che mi piace di più, una delle persone Stefania, gallerista di tante persone, di Orlan, di Paolo che. Canevati, Esatto. storica, Quindi per di Yoko me, Ono, sì, di tante. fare parte di, insomma, di una mostra collettiva in quello studio è stata abbastanza, una rassegna video tra l'altro, e ho fatto una mostra a One Room dove ci siamo anche, lei forse ci siamo conosciuti, e lui ha fatto l'anno scorso Casa di Goethe a Via del Corso, ho partecipato al Roma Festival, ho scattato per Fluid Magazine, non so se lo conosci. Un magazzinaccio. Vabbè, sono le cose E che sono quindi in andate realtà bene. sono cose che sono andate bene, cioè molto meglio di quello che pensavo. Poi non è che si sta così male A Roma. No. qua, Dove stai? Allora, sulla casilina adesso. chiudiamo un attimo l'avvio, parliamo intanto come è passato questo periodo. Meglio di quello che pensavo, in realtà. Non ho fatto nulla riguardo arte o fotografia. Nel senso che non pensavo fosse giusto, no, giusto in generale, giusto per me, cioè non mi andava di farmi, non so, selfie, è una cosa che non riesco a fare o che mi stimola
molto. E io lavoro principalmente facendo ritratti a altre persone e mi sento particolarmente ispirata se sto viaggiando, quindi persone che incontro e non potendo fare nessuna delle due cose, è come se avessi preso una pausa, magari ho riguardato più che altro i lavori che ho fatto precedentemente. Sono stata Poi una curiosa pausa da. importante, no? Sì, Comunque. per me almeno è stata molto importante, anche perché mentalmente facendo questo lavoro è come se, come dicevi tu, è giusto far vedere il proprio lavoro il più possibile, quindi è un continuo cercare, no? Chiunque fa questo lavoro capirà benissimo quello che dico, no? Si sveglia la mattina e dice ok, allora provo a fare la submission di questa cosa, poi il magazine, provo l'artist in residence, è un continuo provare, È un cioè, continuo tentativo di essere random. amati. Sì, e quindi sapere che per un po' questa cosa non si poteva fare e non dovevo farla è stato abbastanza rilassante per me, mentalmente, e mi ha Infatti dato stai la voglia bene, di c'è una bella faccia. A fortuna. Pure se gli occhi non si vedono. parte gli occhi, che c'è l'occhio. Non mette gli occhiali perché fa la figa, ma perché c'è un'orzaiola, possiamo Sì, no, sennò sembrava veramente dirlo. pure un po' cafona che parla con gli occhiali. Senti un po', tu sei una di quelle, uno degli argomenti topici, diciamo, che sono stati sviluppati tra noi anziani in queste dirette, è la faccenda dell'analogico. C'è una che addirittura ha raccontato il primo fax, pensa a quanto siamo arrivati alla preistoria. Tu ti definisci una fotografa analogica, non so se ti definisci proprio analogica, ti definisci? Cioè, quando Non tu mi vai, dici io sono definisco, una fotografa. però principalmente uso fotografia analogica, c'è cioè una cosa che mi piace di più, che preferisco. Spiega perché, visto che è una cosa che sta Allora, andando anche molto, perché una che potrebbe usare tranquillamente il digitale, non spendere una lira e farsi tutte le cose, trovarsele già scansionate. E fare quante foto vuole, deve andare. esattamente per questa cosa che hai appena detto. Dillo, dillo. Perché io tendo a scattare molto poco, cioè non mi piace l'idea dell'overshooting o di provare tante foto, di provare, cioè mi piace pensare una foto, decidere tutti i particolari della foto e scattarla. È come se fosse, no? Come se si punta il mirino contro una cosa e quando sei sicuro che puoi colpire, spari. Quindi stiamo sullo sparare, eh? Come Eh atto sì. di violenza. È un atto di No. possesso, è un atto di possesso. Sparare, cioè essere mira ed essere mirata, è una cosa mirata, non Vabbè, però tu è. spari a qualcosa che vuoi colpire. Beh, magari spari un fiore, non è che spari per No, vabbè, ma forza non un fa niente quello che gli proiettile. spari, però voglio dire, non ti spari un fiore, Vabbè, non è che gli molto sparo, cioè. hippie, spari un fiore nei No, vostri gli cannoni. spari qualsiasi cosa, cioè non No, però è. voglio dire, la vedi come un atto di. Come lo vedi? Che atto è questo dello sparare, diciamo? Di precisione, è un Un atto di atto di precisione. precisione. Sì. Interessa. Non la vedo come sparo al soggetto, anzi, è Non è un atto di quanto. possesso, però. No. No? Anche perché sento ogni volta che scatto, sento che la cosa che sto. Cioè la foto. Cioè non mi sento Ce la siamo persa. Ripeti che abbiamo perso. molto gerarchicamente. Ah, ho detto che quando fotografo una persona penso che la fotografia la stiamo facendo insieme io e il soggetto che sto fotografando. Non è. Quindi pensi che è un atto alla pari? Sì. Infatti, le persone che fotografo hanno. Oddio, non sempre, però per la maggior parte delle volte, cioè la vedo veramente come una. Una Una comunione condivisione. importante, sì, una condivisione importante con il soggetto. Infatti non penso di aver mai scattato qualcuno che mi sta antipatico o una persona che non rispetto o che non mi piace, Quindi perché la anche foto sia un bella per me atto ci deve essere. affettivo. Sì, assolutamente, sì. Assolutamente sì.
E quindi analogico significa che sei più concentrata, che sì, è più prezioso. Che è più sì, sono più concentrata perché è più preciso e c'è anche una sorta di fiducia maggiore nei miei confronti e nell'altra persona, perché non c'è il continuo dire controlla, guarda che ho scattato, vediamo insieme, controlliamo. No, non si controlla niente, cioè ci fidiamo e proviamo a fare del nostro meglio questo scatto, e poi alla fine, mesi dopo, perché ti interessano le persone? Parliamo del fatto, sai che io sono di quelli che dice provocatoriamente che l'unica fotografia esistente è quella di persone, che i paesaggi, gli still life non sono fotografia, così mi mandano a quel paese, metà di quelli che ho intervistato. Però insomma, è una provocazione ovviamente, però io ritengo che la foto ha un senso nel momento in cui mi dà l'accesso a un soggetto, anche uno che mi sta antipatico, contrariamente a te, è divertente fotografare uno che odi. Però, però insomma, perché? Perché? Cioè, a te i paesaggi ti interessano? No. Cioè, un paesaggio, allora, innanzitutto, se sono in un paesaggio mi piace guardarlo, appunto. E poi ci vorresti mettere uno. Esatto, se proprio devo farci una foto ci metterei qualcuno, ok. Cioè, un paesaggio si gode del paesaggio, appunto. Con un'altra persona si crea questo rapporto di comunione, di condivisione o di affetto, come dicevi tu, che con un paesaggio non perché i paesaggi non mi piacciono, non trovo questo tipo di comunicazione che trovo invece. Quindi con la macchinetta diventa uno strumento per comunicare una relazione. Sì, in qualche modo sì. Anzi, per come dire, santificarla. O cristallizzarla, se volete, tutto così. Sì, l'ultima persona che ho fotografato, tra l'altro, è una vostra amica, è Giuditta. Carissima Giuditta. E è andata molto, molto bene, e ho ritirato le foto oggi, quindi... Non so se ci segue, prima ha messo un cuoricino. Sì, non so se... però sì, le ho scritte che oggi, insomma, ho preso le prime foto e sembrano, ma non avevo dubbi, perché di solito quando ci si sente quando il set va bene tutto, okay. Ecco, questa è un'altra domanda che faccio. Tu lo sai quando la foto è buona? Non se in generale è andato bene, ma mentre scatti ce l'ho? Sì, è una sensazione istintiva più che, cioè, ovviamente c'è una sensazione precisa, non so proprio come descriverla, però è una sensazione fisica precisa che sento e so che è quella giusta. Beh, anche perché forse in maniera molto banale è come guardare una, non so, un quadro e dire ti piace o non ti piace. Il quadro sta lì, quell'altra cosa la stai facendo tu. Sì, c'è un momento in cui si incrociano determinati elementi, l'intimità col soggetto, la luce giusta, l'inquadratura, no? Ci sono una serie di cose che dicono beccata. Sì, no, però sto dicendo che è la stessa sensazione che posso provare magari guardando una cosa e so che mi piace. Io so che la riconosco quando c'è l'inquadratura, la luce e tutto quello che vorrei fotografare nella maniera giusta, sento questa sensazione e so che la foto è c'è la foto. Bella sensazione. Sì, figa molto. Senti un po', un altro argomento che ti riguarda e che è stato sviscerato in tutte le maniere da tutti quelli che più o meno ho intervistato è questo rapporto tra fotografo d'arte, artista, fotografo, artista. Fotografo e basta, artista e basta che usa la fotografia. Dimmi il pensiero di una giovane fotografa. Intanto tu come ti definisci? Buongiorno, sono Maria Stefano. Che lavoro fai? Cosa rispondi? Fotografa? Come devi fare la domanda? No, non mi piace. Stasera qualcuno esce a un bar e uno dice, faccio la fotografa, però perché sto al bar, però cioè nel senso che
per tagliare, se devo dare una risposta così generica, direi la fotografa, però non penso di essere legata al mezzo della fotografia in maniera, come si dice, feticista, cioè nel senso che non è che il mezzo fotografico è qualcosa di fondamentale al 100%. Io penso che adesso è sicuramente il mezzo più adatto per che oddio no, mi sto incartando. Vabbè, è il mezzo Comunque, che stai usando ora, ma sì, che potresti sto usare usando anche ora, però domani. magari domani il mezzo potrebbe essere, boh, non lo so, le sculture di cartapesta, che ne so, e userò quello. Non ho un rapporto viscerale importante con la fotografia. È più magari appunto le storie che racconto con la fotografia o le persone che racconto con la fotografia, quelle sono le cose Però questo è un che atteggiamento, secondo te, conto. fotografico o artistico? Lo so che è Artistico. artistico, quindi non ti devi vergognare, No. ti disegni come una giovane artista. Però Però è abbastanza presuntuoso dire faccio l'artista, è questo significa, abbastanza. tu dici presuntuoso faccio l'artista, significa che ritieni che il fotografo sia qualcosa di meno. No, però almeno è più specifico, cioè rientrare in una professione più specifica, mentre l'artista è una definizione che oggi vuol dire tutto e niente. Quindi è un po' presuntuosa, cioè chi è l'artista? Cioè è come se fosse, cioè, non lo so, No, ma non infatti volessi la domanda non definire. è questa, che di essere artisti non ce ne frega niente a nessuno. La domanda è quando una fotografia diventa arte e perché e se lo diventa? O quanto un mestiere, perché una fotografia può diventare arte perché sta in museo e va bene, ma quando, per esempio, all'interno di una produzione tua, tu farai delle cose che ritieni opere e altre che potrebbero non esserlo? No, la maggior parte sono opere. Sono pensate come opere. Sì. Perché sono opere e non sono semplici fotografie? Dimmi che non ci hai mai pensato. Che pensai? Te la No, cavavi così? sono opere perché sono create dal nulla, sono una creazione pura, diciamo, in qualche modo. Non lo so, spiegamelo tu. Dio, cioè, No, ci posso rispondere, però dovrei pensarci un po'. cioè Non lo ogni volta. so, sicuramente se c'è una. Vabbè, cioè, ci sono dei fattori molto più semplici, tipo la fotografia è stata commissionata da chi, per cosa? Ci sono delle restrizioni da un punto di vista, quello che può essere fotografato, No, io quello che dico non può questo, no, tu essere. oggi vieni a studio domani, mi fai un ritratto a me. Sì. Questo ritratto perché è opera e non semplicemente un ritratto fotografico? Ah, ok. Questa domanda non c'è una risposta. Vabbè, questa è una risposta. Perché no, ho capito adesso perché non avevo capito bene la domanda. Non c'è una risposta perché penso che potrebbe essere abbastanza soggettiva, che potrebbe essere vista da diverse angolazioni, e a seconda dell'angolo potrebbe essere un'opera, come non potrebbe essere E quali un'opera. sono, da questo ti voglio portare, quali sono queste angolazioni che portano a una parte o un'altra? Tu hai detto prima il fatto che qualcuno l'abbia richiesto come commissione. Per Per esempio. cui se io ti chiamo e ti dico te do 1.000 euro, vieni a fare la foto, la stessa foto non è più un'opera? Se tu mi dici ti do 1.000 euro, fammi una tua foto come la vuoi tu, creando quello che vuoi tu, è un conto. Se tu mi dici ti do 1.000 euro, vuoi un ritratto che deve essere adatto per queste cose, per Il questo mio profilo di target, Facebook. per il mio profilo di Facebook, no, non è un'opera, secondo Quindi me. allora è l'intenzione. Forse l'intenzione. Però non è importante dare queste risposte, secondo No, me. però sai che il problema Cioè, della fotografia, il problema chiunque. della fotografia come arte l'abbiamo dibattuto ed è uno degli Certo. argomenti più comuni ed ho approfittato di aver accesso a incontrare una serie di personaggi. Pensa che posso dire che tutti i fotografi che ho incontrato, tutti, meno Barrella,
tutti siano definiti autori in qualche modo, parte della propria attività, non voglio dire artisti, ma diciamo autori. L'unico, uno solo ha detto: io ho deciso di non essere un autore, ho deciso di mettere su un'impresa e faccio il fotografo commerciale. L'unico, che mi sembra molto onesto, tra l'altro, un atteggiamento. Sì, sì. Anzi, hanno detto: quindi è ovvio che a tutti i fotografi che si dichiarano di essere autori, se non artisti, io chiedo scusa, mi spieghi che significa? Mi sembra, no? No, è giusto, però non esiste una. No, non esiste una formula, però è interessante vedere ognuno. Non esiste una formula, però è un dibattito infinito che va su delle soggettività. Con le dirette va dove? Sì, ho visto. Pensi un po', hai detto Kern, dammi altri due nomi che hai amato, che ti hanno influenzato. Che... Sara Lucas. Che non so chi sia, pensiamo sia ignorante. Crutzen, tu proprio non si può dire che la tua Crutzen è proprio un super tecnico, smentisci. Mi piace. Boh, Larry Clark, allora. Larry Clark sì. Già sembra più. Sì, dai, no, Crutzen mi piace, pure se appunto non è simile sicuramente rispetto alla mia estetica, però Cindy Sherman anche quando ha fatto fotografie. E lei è una, per esempio, che ha detto che lei non era una fotografa, ma un artista che utilizzava la fotografia. È una definizione abbastanza... Beh, alcuni è evidente, no? Io, per esempio, sì. Ho fatto anche una sciocca divisione tra le tante che gli artisti... Su un artista che Andy Warhol che fa le foto o Schifano che fa i Polaroid, non stai a guardare la tecnica o l'inquadratura, no? Cioè, certo. Si definisce in quanto opera di uno che magari se l'è fatta pure fare da qualcun altro la foto. È un concetto. Crutzen, che comunque si definisce artista, è uno che ha una tecnica pazzesca, no? Per esempio, alla Beercroft, viene un altro, le foto cose perfette, banco ottico, dall'altro un tedescone. Quindi è un po' la tecnica potrebbe essere anche un'altra, cioè l'importanza... La consapevolezza della tecnica anche come assenza di tecnica. Ah sì, io ho passato la diretta a dire che non ce l'ho. Sono capace, e poi non è vero. Sì. No, vabbè. Perché poi questo contrasta con una che fa fotografia analogica. Perché se non sei capace, non ti fanno. No, vabbè, ovviamente lo butti, dico. Tutti quei tre rullini li butti. Lo dico puoi... ovviamente per dire che non sono una virtuosa della tecnica. Manco io. Fotografica, sicuramente. Senti un po', quindi come se ne esce da questa? Abbiamo ancora 5 minuti. Quindi. Come ce l'hai quasi fatta? Sì, ho paura. Vabbè, se cade la linea della batteria. No, per la batteria, però ok. Riattacca, la potevi caricare la batteria. Non senti so un po', come se ne esce? Cosa accadrà? Un'altra delle domande appunto classiche è: ma questa roba porterà qualcosa nell'immaginario? Cioè l'immaginario tuo uscito da 2 mesi di chiusura in attività, intorno la gente sta con le mascherine, la gente sbrocca, alcuni sono diventati molto solidali, altri sono diventati insopportabili. Cattivi la maggior parte. Poi hai la sensazione di cattiveria? Sì, io ero molto fiduciosa nel tipo sì, sicuramente saremo molto più umani, molto più... solidare tutto, e invece mi sono comprata la bicicletta il primo giorno, la porto, la parcheggio dentro il cortile di casa mia, hanno aperto le ruote con il coltello dopo due con scritto le biciclette non si tengono nel cortile interno. Senti, hai fatto una conquista, Michela, dopo ti do il numero, tranquilla. È una tua amica? No, veramente non la conosco, però insomma ah, okay. ridono di là. Sì, niente, sei innamorata, va bene. Tra l'altro, anche una modella che fa molti nudi, quindi la puoi fotografare. Ah, ok. Va bene. Bene. Allora, bellissima chi? Tu o lei? Io. Ah, tu. Spenso. Va bene, ma facci parlare. Ci abbiamo ancora qui. Quindi ti hanno squarciato le ruote, poi? Squarciato le ruote, cioè il signore sopra casa mia che quando alle 12... Sì, alle 12, alle 18 c'era l'appuntamento dove tutti cantavano.
che ovviamente può piacere o no, però lui sparava faccetta nera dalla finestra Ma che con condominio le stai? casse, cioè neanche Secondo me solo con le una faccette nere è zona. lo stesso che ti ha tagliato le ruote. Può darsi, però cioè nel mio palazzo, sicuramente nel mio palazzo più cattivi di prima, cioè non c'è Sì, stata per assolutamente cattivi solidarietà, tutti. zero solidarietà tra Ma vicini. secondo me quelli che sono. Io sai che ho girato un po' per Roma durante cose, ho fatto un po' di foto, eccetera. La gente che incontrai in giro era gentilissima perché era una specie di post bomba dove due si incontravano da lontano e si salutavano senza conoscersi. Quelli che sono rimasti dentro, probabilmente si sono Eh incattiviti. sì, eh sì, esatto, secondo me è quella la differenza. Infatti io ho un cane, quindi uscivo con lei a volte, tipo per farla passeggiare dalle finestre, cioè riuscivo pure. Insultavano. Sì, Ma sì, dove, a sì, che sì. quartiere abiti? Io non lo so, dove abiti? Vicino al Pigneto, non è un quartiere, Ma. non è. Sì, infatti non si spiega, forse è il mio, boh, C'è è in il mio palazzo condominio, cattivo. stai Sì. sopra casa Pound e non te ne sei accorta. Forse ho sbagliato zona, non lo so. Però io ero così, non lo so, facevo tipo esercizio Tu come l'hai fisico passato, da sola o con qualcuno? con il mio cane. Cioè, da sola? Cioè, ti sei fatto 2 mesi da sola, ciao Edoardo? 2 mesi da sola, secondo me chi lo sorpassa dimostra avere un equilibrio che non pensava d'avere. Sì, infatti è andato bene. Cioè, Vabbè, tu avrai sembra. sicuramente incontrato persone, sai, Non è come vero, no? no, no, Nottetempo, no, no. qualcuno che arrivava. No, ti sei fatta 2 mesi da sola, a casa, col cane, senza fotografare, non sei impazzita, non ti sei buttata dalla finestra. No, ho fatto un sacco di. Andavo in Buono. terrazzo, facevo esercizi, ho letto un sacco di libri che volevo leggere. Cioè, non è. Boh, mi sono sentita anche fortunata, sinceramente, perché. Ancora sembra una banalità, però c'è chi non è che ce l'aveva la casa da sola con tutte le comodità, il cane d'accompagnamento, i libri, che dice che è bello, mi posso prendere una pausa di riposo dalla mia creatività. Quindi, cioè, è anche un momento per calmarsi e rendersi conto, insomma, della propria situazione, di quello Mi che è la spaventi, propria mi stai fortuna. spaventando. Ci Questo sto? equilibrio tuo mi spaventa. Magari finisce tutto. Ma sì, quanto può durare? No, infatti tra un po' magari finisce. No, Sei è contento? andata Ma bene. c'è voglia di fotografare? Io, per esempio, a parte che ho Sì, già ho iniziato. già iniziato con Giuditta, fotografo una ragazza dopodomani. Parliamo di questa cosa, insomma, nudi, io ne faccio tanti, tu anche. Il nudo è proporzionale a quanto si spoglia una persona, no? Cioè non solo a quanto si spoglia fisicamente. Perché tu mi dici Giuditta, per esempio Giuditta, che io ho fatto un paio di volte, è per me una che è una persona, essendo una performer di burlesque, una persona che ha una facilità a essere nuda, ma in realtà è sempre vestita. Sì, È molto difficile da spogliare, nonostante sia nuda, no? E altre persone che magari hanno più difficoltà a spogliarsi, una volta che si spogliano sono molto nude. Sì, vero. Che rapporto c'hai col corpo? Allora, innanzitutto, come dici tu, questo è importantissimo che la persona sia a proprio agio con la nudità, cioè non mi interesserebbe mai forzare o creare una situazione che magari a livello di immagine potrebbe essere pure interessante, però deve essere una persona che non. Cioè, per questa persona deve essere totalmente naturale. Stare nuda o stare vestita deve essere la stessa cosa, altrimenti il disagio che si crea mi disturba abbastanza e non mi sento a mio agio nel voler fotografare questa cosa. E la nudità io l'ho sempre vista come un non essere, cioè, allora, non è una essere nudi di per sé, è non voler caricare questa persona con dei vestiti o con delle altre cose, ma voler quella persona e basta, perché dal momento in cui una persona si veste o si trucca o si mette dei gioielli, viene connotata diversamente, ovviamente, no? Si influenza lo stile o.
invece, boh, la nudità è un modo per avere quella persona nella maniera più semplice possibile, no? Quindi la associo più a questo che quindi alla naturalezza. Sì, alla naturalezza più che a sensualità o erotica. Vabbè, perché una persona nuda teoricamente è anche più fragile, no? È nuda, cioè nuda si usa proprio come termine. Sì, anche sì, però dal momento, dato che sì, è anche più fragile, però dal momento in cui una persona si trova totalmente a suo agio con la nudità, non è più fragile, ma diventa più forte, secondo me. E quante è quelle che si trovano a loro agio. Sono riperso. Vediamo se la troviamo, perché questi ultimi due minuti passa un treno. Speriamo non si sia scaricato il portatile, come diceva. Io comunque, visto che siamo in chiusura, vi ricordo un'altra meravigliosa fanciulla venerdì prossimo, grandissima giornalista, che ci racconterà come sono. Cioè, a me è caduta. Ha detto che stava scaricando, io spero che riesci a tornare entro due minuti. Michè, poi te la presento, ti do il numero. Sarà sicuramente contenta di fotografarti. Passa un treno e se ne va. Passare un treno e se ne va, quindi vi dicevo, venerdì abbiamo Beatrice Zamponi, giornalista di giovane mamma, moglie di fotografo e... giornalista che ha fotografato la maggior parte dei fotografi che amiamo, quindi sarà molto interessante. E poi andremo avanti per un'altra settimana. Io vado avanti, come dire, a braccio. Per fortuna si comincia con il lavoro, quindi certe volte non sarà possibile fare le dirette, però fino a quando è possibile continuiamo, perché è divertente. Ci sono nuovi contatti, molti mi suggeriscono altre persone. E abbiamo due minuti. Io credo che Maria ce la siamo persa così, proprio mentre ci raccontava delle nudità. Mi sa di sì. Vediamo un po' se per caso torna, ci fa almeno un salutino. Oggi pure siamo stati tanti, sono contento. Poi ho visto che molte persone se lo rivedono su Instagram e poi c'è una pagina su YouTube a nome mio, Angelo Cricchi, dove ci sono, fate Angelo Cricchi su YouTube, esce fuori lo stalk e ci sono tutte le interviste, quelle di oggi mi sembra che era la 35esima, 35 mi sembra, ma non me lo ricordo, forse 34, forse 33. Poi questa cosa delle giovani è interessante, meno male che abbiamo iniziato con le giovani, perché eccola qui, perché ci abbiamo proprio, la prendiamo per un bacio. È scattato perché è una cosa terribile, c'è un conteggio alla rovescia. 1:47, in attesa di Maria. 1:43. Eccola. Sì, con poca luce, però... 1:38 ci abbiamo, c'è 1:36 per salutare. Tante le cose che dovevo dire io le ho dette. Ok. Siamo bloccati sulla nudità. Ok. Ma poi lo ah, ok. Se vuoi dire... No, ho detto che non... L'erotica che era una cosa... tu hai detto che non è erotica, potenza. Però tu fai foto abbastanza erotica. Però voglio... Mi piacerebbe che non so poi quello che traspare delle foto, però che non siano erotiche per il nudo, ma per altro, cioè per delle atmosfere magari o per dei gesti più che per la persona nuda in sé. E su questo potremmo starci un'altra ora, invece sta accadendo e ti saluto perché ora ci chiudono la diretta Instagram. Va fa bene. Così io ti ringrazio, ci vediamo. Okay, grazie. Credo che c'è ancora le tue foto qua, te le devi venire a prendere. Ok, la mostra non hai fatto unmasked, ma l'ho detto, ho spiegato tutto, l'hai detto apposta. E io ti saluto e ti bacio. Okay. Ci vediamo presto. Ok, a presto. Ciao. Ciao, vi ringrazio a tutti, ci vediamo venerdì per chi ci vuole essere.